Legambiente Pianeta Tella Onlus, Centro di Educazione Ambientale Ilpino. Fratta Minore è vista dal satellite. Si estende su una superficie di circa 2 km quadrati con abitanti 15.055. Nell'Unione dei Comuni Atellani risiedono 64.738 abitanti. Ad Orta di Atella sono 12.867. Su Civo 6.983, Sant'Arpino 13.528, Cesa 7.329, Fratta Minore 15.055, Grigignano d'Aversa 8.976. La percentuale di raccolta differenziata presente per ogni comune dell'Unione è Grigignano 5,70, Fratta Minore 6,10, Cesa 20,70, Sant'Arpino 20,90, Succivo 25,10, Orta di Atella 25,80. La produzione quotidiana dei rifiuti, riportata per ogni abitante dei seguenti comuni dell'Unione, è per Gricignano d'Aversa 1,8 kg, Fratta Minore 1,3 kg, Cesa e Sant'Arpino 1,1 kg, Succivo e Orta di Atella 1,2 kg. Il Consorzio Napoli 2, di cui Fratta Minore fa parte, si colloca all'ultimo posto della classifica dei consorzi della Campania, con una percentuale di raccolta differenziata pari a 6,5% e una produzione giornaliera per abitante pari a 1,4 kg. Congresso 2007, Ambiente e vivibilità, in città e nel territorio. Declino inarrestabile? Thank you.
indicatori oggetto delle interviste, raccolta differenziata dei rifiuti urbani, trasporto pubblico, isole pedonali, ZTL e piste ciclabili, aree verdi, sviluppo edilizio. Contributo dei cittadini di Frattaminore. Certo. I figlioli non riusciti di anni. Siamo soppati figli, i figli. Che scavalcano. Che te combinano? Dice, può essere mai, se loro due avete felice. Cioè, passi tu, non vai per la legge. Dice, loro hanno fatto un spione. Io mi abito là sopra, no? Sto a fumare, che poi rientra non fumo. Se metti la lettera dell'aria, che te combinano? Non è perché. Dice, sì, per amore di... è fidanzato, l'amore. Ma noi ci stanno limiti, al limite. Come si chiama? I mostri di Srapon, mi madre mi dice. Quando facciamo una riunione qua, ci stiamo in bed, non finito. Sto facendo i balletti, ci mettiamo una cosa come momentale, no come mo, che si abbandona tutte le cose, guardando i giardini che se me ne sono. Come i cinema. E poi passano pure i genici, perché questo è nel nord. Mi sento pure che cammino, i giardini che se me ne sono. Però tutti i paesi stanno parchi, stanno cose che stanno parchi là, si mettono con perché lì giusto e che li sono rotti. I popoli occupati che non si fanno male, che li offrire, loro si sono fissati per fare mica che creature in agipietà. Poi quando sali nell'anno, non vedi, ma si vedi là già su qua. Che fanno come vanno loro, come mai fanno ci da hit. Ma mo sa giusto o non sa giusto? Io sono stato tra quelli che ho detto partiamo dalle scuole elementari, se riusciamo a fare qualcosa di educativo all'interno della scuola elementare partiamo, che nelle famiglie sono, saranno sensibilizzate molti di più rispetto a noi. La mia famiglia la pratica ed è un sistema chiaramente utilissimo, senza il quale insomma comunque non usciremo da questa emergenza. La raccolta differenziata è una cosa ormai necessaria, senza di quella non si va. E la mia famiglia qualche volta la fa e qualche volta no, perché non c'è una buona organizzazione per poterlo fare. L'ha praticato? Sì, sì, qualcosa sì, perché noi stiamo proprio in un settore di... una cosa è benissimamente fatta. Ritengo che sia utile per risolvere il problema dei rifiuti, ma purtroppo la mia famiglia non la pratica. Non c'è ancora la cultura della raccolta differenziata. Beh, certamente. Noi siamo, non dico siamo gli unici, nel mio cortile, parlo del mio cortile, ma effettivamente siamo gli unici a farla la raccolta. Sono favorevole per quanto riguarda, anzi dovrebbe essere tutto il paese a fare questa raccolta. Signora, la sua famiglia pratica la raccolta differenziata e ritiene che sia uno strumento utile per risolvere il problema dei rifiuti? Sì. Ma infatti noi lo vediamo, la signora penso stava andando a buttare le bottiglie con la bicicletta. È un esempio. Veramente enorme. Invece pure una bottiglia di che vuol dire potrei scendere visione utile. Differenziata? Sì. Ritiene che sia una cosa utile per... Penso sì, è abbastanza utile. Sì, la facciamo la raccolta differenziata. No. Questo è scontato che è utile. E la sua famiglia la pratica? La mia famiglia cerca di farla, però non sono tanto convinto che si faccia effettivamente la raccolta differenziata. Le racconto un particolare. Una mattina sono uscito con le bottiglie che era già...
giovedì. Era le bottiglie di plastica e in effetti era già passato quello della plastica. Passò uno con l'immondizia normale, rifiuto normale. Dico, io stavo rientrando, dice no, dai. Questo per dire la raccolta differenziata che tanto vanno dicendo in giro che si sta facendo qua, parzialmente o non parzialmente, ma non si fa niente. E poi vorrei capire pure l'appalto com'è nato, come raccolta differenziata, no? Se ci stanno degli sgravi dal contratto iniziale, tutte cose da vedere poi quando sarà il momento. Sì, da sempre noi in famiglia facciamo questo tipo di lavoro e di raccolta differenziata, perché ritengo io e la mia famiglia riteniamo che è un obiettivo importante da raggiungere. E il discorso della raccolta differenziata può diventare uno strumento per poter migliorare la situazione rifiuti in Campania, ridurre la quantità di rifiuti, differenziandola si può anche dare un ulteriore vantaggio a quelli che sono i processi industriali, quindi di recupero del vetro, di recupero del cartone, che sono materiali che vanno ulteriormente ad intasare le discariche abusive. Ovviamente questo qua è tutto vantaggio delle ecomafie, del discorso di gestioni malavitose del rifiuto. Brevi o lunghi, preferisce utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o l'auto.
Preferisce andare con il pullman, treno, oppure andate con la macchina quando dovete spostare? Se è necessario con la macchina, sì. Ma il 70-80% preferisco sempre i mezzi pubblici, perché uso più il treno a fretta maggiore per collegare Napoli o Caserta oppure Roma. Spesso mi capita di fare questi itinerari, quindi preferisco arrivare a fretta maggiore e poi utilizzare il treno. Auto. Di solito utilizzo l'auto. I mezzi di trasporto pubblici. Dipende, se si sta pigliando la macchina, pigliamo la macchina, se no pigliamo i trasporti pubblici. Noi pubblici. L'auto, perché non c'è una rete efficiente di trasporti pubblici. Oh, i trasporti pubblici. Purtroppo utilizzo l'automobile, perché faccio un lavoro autonomo e di conseguenza ho bisogno dell'auto. Ma ci sono persone in famiglia che prendono i mezzi pubblici, non so dei figli? No, nessuno. Mia moglie va a lavorare, lavora con lei, prende l'auto, si sposta continuamente con lei, perché purtroppo la sua azienda è fuori mano, di conseguenza deve prendere per forza, deve sfruttare l'auto. È la mia auto. Io uso la macchina perché il trasporto non è che ti danno la possibilità di fare quello che devi fare. Non c'è tanta costanza, poi è collegato solo con Napoli, ma noi non viviamo solo per Napoli, andiamo a Napoli, viviamo anche ad andare nei paesi, nei limiti. Come lo prendi? Preferirei i trasporti pubblici. Oh, credo che da viaggiatore convinto sia opportuno innanzitutto incentivare, trovare forme di incentivazione per chi deve utilizzare il mezzo pubblico. Attualmente siamo in condizioni non molto favorevoli per chi sceglie di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico, perché soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei pullman, che interessa direttamente la nostra zona, non ci sono orari precisi, o quantomeno gli orari ci sono ma non vengono di fatto rispettati. Quindi questo va a discapito di chi vuole utilizzare il mezzo pubblico, e il fatto che ci sia una lontananza con la stazione di Fratta Maggiore, quindi l'utilizzo del treno, che è un mezzo un attimino un poco più come dire, preciso e puntuale, cadenzato in un certo modo, e che ti dà anche dei tempi di arrivo a Napoli che sono precisi, sarebbe opportuno, faccio una proposta in questo caso, che vi fosse una navetta che potrebbe collegare in maniera diretta Fratta Maggiore con Fratta Minore. Qualcuno potrebbe rispondere, non c'è il 71 che già opera con questo servizio. Sì, però il 71 non fa altro che fare tutto il giro di Fratta Maggiore, quindi richiede un tempo di spostamento eccessivamente lungo e quindi poco pratico per chi deve viaggiare col pubblico. Questo problema enorme del mercato domenicale ci priva di questa necessità. Sono convinto che una volta realizzato possiamo fare una lunga e larga area di isola pedonale che può andare da Piazza Umberto I fino all'ospedale di Fratta Minore. Le farebbe piacere che venissero istituite isole pedonali, zone a traffico limitato e liste ciclabili? Beh, certamente, noi come Prologo ci stiamo battendo per questo, proprio per avere una pista ciclabile. E poi per quanto riguarda il mercato, quello che rovina Fratta Minore, è il mercato. Sì, sicuramente. Sì, sarebbe un'ottima idea. Io piste ciclabili. Certamente mi farebbe piacere, sarebbe un bene per tutta la collettività. Prima di questo però, secondo me, bisognerebbe fare anche cioè, come si fa a pensare di fare le isole pedonali se non c'è una segnaletica, non c'è un piano di viabilità, non c'è niente? Da dove nasce? Io penso che
per avere il frutto bisogna prima seminare qualcosa e poi... Ma qua non c'è niente, questo paese non sa neanche dove devi girare, a destra, a sinistra. Com'è pensabile fare l'isola pedonale? Quindi, secondo me bisognerebbe partire dalla base, organizzare il paese, che poi possa essere degno di questa parola paese, questa non è degna parola paese. Non c'è niente. Certo, sarebbe una cosa opportuna. 30 minuti non è molto facile fare questo, però sarebbe opportuno. Allora, sono fermamente convinto di questo tipo di iniziative, anche se parlando e contestualizzando il problema a Fratta Minore, attualmente noi abbiamo un problema rilevante, e che è il discorso mercato. Questo tipo di organizzazione passa attraverso la risoluzione di problemi che sono la chiusura del mercato in un'area ristretta di Vedate. Stanno meglio ovviamente, però si potrebbe ancora reperire qualche area disponibile. La proporzione mi porta a dire di sì, ma se ne venisse un'altra fuori, insomma, non sarebbe male. Qui sono un po' scettico, siamo un po' arretrati su quanto riguarda il verde a Fratta Minore. Sono sufficienti? No, sono ancora poco, però ci restano qualcosa di più, però stanno distruggendo a mano. Ma no. Aspita, oh. Sono sufficienti? Aspita. Ah, che oggi non sta quasi niente. Sì, sarebbe un'ottima idea, perché ci sono. La risposta sarà ovvia e dico no, con molta convinzione, anche se uno sforzo bisogna farlo, perché avendo un Fratta Minore un territorio molto molto piccolo, si parla di 1,9 km, cioè quasi 2 km², quindi abbiamo poco spazio. Destinare le ultime aree disponibili a aree verdi è secondo me un obiettivo fondamentale che i prossimi amministratori dovranno porsi. Penso proprio di no, comunque non posso dare una risposta precisa, perché le aree che non sono destinate a verde per Fratta Minore non li conosco tanto bene. Se lei le conosce me le indica, io non le conosco. Gente. No, non ce ne sono proprio a Minore. Ci vorrebbero delle zone abbastanza verdi, che non ci sono, perché fino ad ora le amministrazioni comunali hanno pensato solo alle cose personali e non hanno pensato alle persone, hanno curato le cose personali, non voglio dire, non vorrei, però, e non hanno pensato alla collettività, per il bene della collettività. Sicuramente non sono favorevole, uno sviluppo ordinato sono sicuramente contrario. La ringrazio. Ma io sono convinto che quello che sta avvenendo nel nostro comune immediatamente limito, cioè quello lì di Orto di Adel, è una conurbazione che va assolutamente condannata, perché non c'è un criterio urbanistico, non ci sta una situazione che privilegi il cittadino, è semplicemente un agglomerarsi di case su case senza un criterio urbanistico. Io personalmente sono un po' contrario, troppa edilizia, è un danno per la popolazione, i limiti stanno nei dintorni del nostro comprensorio, in effetti, i paesi adellani è un paese dove ha una storia, quindi questa non va apprezzata, quindi sono favorevole a non fare
sono sfavoriti innanzitutto a non fare tante edilizie come hanno fatto pure a Frattapino. Frattapino è stato uno scempio per noi. Stanno costruendo troppo. Verde sta tornando, quindi stanno costruendo e finisce anche il verde. È favorevole a questa cosa? Io dicessi che di no, dopo che verde in più farebbe come. Vuole che si costruiscano più case? Almeno il lavoro le persone. Quindi come fonte di lavoro. Come fonte di lavoro, esatto. Però ci vuole pure il verde. Okay. Tutte e due le cose. Tutte e due. Si stanno costruendo molte case, favorevole o contrario? Sì, favorevole, nel modo che uno più caro, qua stanno casa proprio che fanno rientro. La ringrazio. Grazie. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Contrario fino alla fine, perché ormai non c'è più un posto per costruire neanche, figuriamoci. Ormai prendono anche lembi di terreni piccolissimi. Tutto è buono per poter costruirci, quindi figuriamoci. Dipende. Se portano benessere, se poi è per il fatto sempre personale, una speculazione, allora non sono d'accordo, perché poi di conseguenza la speculazione edilizia, diciamo, occupa pure il verde dei cittadini, eccetera, eccetera. Ci toglie spazio vitale. Cioè, autorizza ci toglie gli spazi, giustamente. Ma sono contrario perché sta sviluppando in modo non buono. Allora dipende, perché ci sono vari tipi di edilizie. Se l'edilizia non è per speculazione, mi va bene. Se favorisce la famiglia, eccetera, va bene pure, anche se andiamo oltre. Che poi in fondo ognuno qua deve pure sposarsi, avere casa, eccetera. Ma se è quell'edilizia, speculazione e quant'altro, chiaro che no. Penso che questo sia giusto. Sicuramente non sono contrario, anche in relazione alla risposta che ho dato prima. Il verde è una cosa importante, gli spazi stanno diminuendo, c'è meno possibilità di poterne individuare degli altri e le speculazioni edilizie che si stanno verificando in questo periodo non sono sicuramente a favore di questo tipo di discorso. C'è anche un ulteriore problema, è che soprattutto per Frattaminore, oltre che la speculazione edilizia ha provocato anche una riduzione di quelle che sono le capacità dei sottoservizi, quindi noi ci ritroviamo con sottoservizi adeguati ad una popolazione di 15.000 abitanti, mentre adesso siamo oltremodo superiore a questa cifra, quindi non sono favorevole. Ti ringrazio. Ehi tu, dico a te, sì, proprio a te, anche tu sei cittadino di questo paese, anche tu stai contribuendo a ciò che hai appena visto, non sei solo spettatore di questa realtà, ma ne sei attivo protagonista. Sicuramente il degrado che ti è appena stato mostrato non ti è piaciuto, adoperati per il futuro a non contribuire a questa squallida realtà. Chiudere le porte. Attenzione!